Grazie Sara Verta. Adesso vado da Elena Pedacalvina a Roma perché vi devo dire che c'è stato un nuovo colpo al clan dei Casamonica. Ci sono stati sabato 4 arresti. Questo cosa significa? Che questa famiglia, che come sapete ha una serie di inchieste considerate egemoni in alcune zone di Roma, è ancora attenzionata. Siamo nel quartiere Romanina. Elena, sei lì, vedo che sei scortata perché ricordiamo che lì ci sono queste case dei di questa famiglia, ma non è molto, diciamo, prudente essere lì. Ok. Allora, Alberto, certo. Non è prudente, ecco, quindi per fortuna sei scortata. Allora, vi ricordate, c'è un video che oramai tutti lo conosciamo, di questo funerale di Vittorio Casamonica. Vi ricordate cosa è successo? Guardate. Allora, tra poco noi sentiremo anche una persona, che è la moglie di un importante componente della famiglia, che ci racconta la sua verità. Intanto vorrei far vedere questa clip del funerale che tutti abbiamo imparato a riconoscere. Allora Elena, mi vuoi dire chi ha intervistato? Allora sì Alberto, noi è da giorni che lavoriamo qui, intanto ti dico che siamo a via di Rocca Bernarda 8 e questa villa che adesso ti racconteremo è la villa di Pelé, detto Pelé Casamonica, sequestrata il 16 giugno scorso. Da giorni siamo qui e questo è il fortino della grande famiglia dei Casamonica, un grande clan, e ieri abbiamo intervistato la signora Carolina. La signora Carolina è la moglie di Nando, che è il capostipite, era praticamente Nando, è il fratello di Vittorio, di cui appena abbiamo visto adesso le immagini del funerale. E noi abbiamo incontrato proprio lei a casa sua. Ecco, sentiamo allora, sentiamo cosa ci ha detto. Guardate. È morto mio cognato, Vittorio. Non c'avevo una lira per mangiare, giuro sul bene di mie figlie. Allora, mio figlio gli ha comprato le scarpe. Mio nipote gli ha comprato il vestito. Un altro nipote gli ha fatto la carrozza. Un altro nipote gli ha fatto la banda. L'elicottero. Quello non era il zingaro. Un signore che lo voleva bene gli ha fatto quella cosa alla chiesa, ha messo tutte quelle cose, ma non sapevamo niente di quella cosa là. Secondo la magistratura, quel funerale è stata proprio l'espressione pubblica della forza, della potenza di Casamonica. Noi l'abbiamo fatta sempre di generazione, quando è morto lo zio, ti paga di 70 anni fa. Aspetta, la carrozza l'abbiamo espressa sempre noi, sempre di generazione. Anche l'elicottero che spargeva petali. Ma anche l'elicottero non sapevamo niente. Ma forse lei, signora Carolina, ma qualcuno dei suoi parenti forse lo sapeva. C'erano le persone che volevano bene a mio cognato, Vittorio, che se la faceva con il signore, che le persone che voleva bene, e gli hanno fatto tutto questo regalo. E quando morono loro, le pezze grandi, come lo fanno le feste? Come vanno? Vanno a 3.000, 4.000, 10.000 persone, fanno la vista, che fanno? Dicono che Vittorio era un capo dei Casamonica, una sorta di super boss. Il capo era dei Casamonica, il capo. Non era il capo, il mio suocero era il capo, il padre che stavamo a Porta Furba a metà. Domandate l'antichità. Allora, ricordiamo che sabato ci sono stati 4 arresti, ma nel mese di quest'estate sono stati fermati altri 20 componenti della famiglia e le forze dell'ordine parlano di una forza mafiosa su Roma che non ha concorrenza. Ancora, gli inquirenti ribadiscono che c'è un prestigio criminale della famiglia che viene evidenziato in quel famoso funerale. Ilenia, abbiamo sentito quello che ti ha raccontato questa signora. Tu sei però lì e ci parlavi di questa villa. Ci vuoi raccontare? Guarda Alberto, sì, questa è una villa che è stata sottoposta a sequestro proprio il 16 giugno scorso ed è la villa che meglio rappresenta, adesso chiederò all'operatore di farcela vedere, un po' lo stile, il gusto dei Casamonica, è in perfetto stile rosso pompeiano, come vedi lì Alberto,
c'è una piscina, ovviamente la villa è stata completamente sgombrata, quindi non è più abitata. Adesso si capirà quale sarà la destinazione, ovviamente dotata di un sistema di sicurezza. Ilenia, ma attualmente è abitata? Perché alcune di queste case erano state sequestrate, no? No, Alberto, attualmente no. Non è abitata. No, questa è una casa che è stata sottoposta sotto sequestro, non è assolutamente abitata. Più avanti rimane ancora, guarda Alberto, faccio vedere quanto è grande, perché proprio i Casamonica amano il lusso. Più avanti, ovviamente questa pensa è la roccaforte di Casamonica, è il posto più antico, il posto dove loro di più hanno vissuto ed esercitano un'attività di associazione mafiosa, secondo l'accusa della magistratura, di usura, di intestazione fittizia dei beni, ma anche di estorsione. E questa è la casa, qui finisce la casa di Pelé, detto Pelé, sì, che sarebbe Guerino, sì, Casamonica, come vedi, Alberto, Rosso Pompeiano, su due piani, tra l'altro condonata sia nel 94, allora, che nel 2003. Ilenia, intanto guardiamo anche, vorrei farvi ci sono altre case. I Casamonica. Ecco, guardiamo intanto in questa clip. Qui ci sono proprio loro, i Casamonica. Ecco, in questa clip della polizia, guardiamo anche quello che c'era dentro queste case. Guardate questo documento. Allora, lì c'è Elenia Pietracalvina, ci stavi raccontando, insomma, delle altre ville della famiglia. Elenia. Sì, qui quello che adesso siamo in un punto che è un po' nevralgico, perché questa villa che vedi alla mia sinistra, Alberto, è ancora abitata da Casamonica e sembrerebbe legale, regolare, quindi loro continuano a stare qui. Se ci spostiamo più avanti, questa che invece vedi qui alla mia destra era una villa che è stata confiscata e sequestrata nel 2009 e oggi è diventata il parco della legalità. Come vedi ci sono tantissimi bambini che nella zona possono venire a giocare qui e soprattutto è diventata anche un punto di riferimento per l'associazione dei genitori con figli che hanno una disabilità. A questo sono serviti gli abbattimenti, gli sgomberi, anche se rimane sempre viva questa villa che per noi, ed è il motivo per cui oggi noi abbiamo qui la polizia, è difficile anche raccontare e lavorare, perché è molto facile che loro insomma, si sentono un po' infastiditi, si affacciano e quindi sono poco contenti di vederci. Questa è una villa ancora dove oggi Casamonica vivono e cercano in qualche modo di mantenere la loro presenza sul territorio.